Il lavoro è quello di Tonia Erbino ed è un lavoro accompagnato da una dedica didascalica a tutti gli antesignani. Ovviamente gli antesignani a cui fa riferimento sono gli artisti che con il loro movimento, con la loro ricerca incessante, forsennata e mobile, diventano gli antesignani di un futuro già presente nel tempo contemporaneo che vivono. L'immagine metaforica con cui Tony Erbino descrive tutto questo è proprio quella di un'automobile che ha come conducente lei medesima, l'artista, all'interno della quale si muove pattugliando con una illuminazione che ricorda un po' le illuminazioni e i faretti delle volanti della polizia, dei carabinieri, dei tutori della legge, e attraverso questa illuminazione che annuncia un'emergenza, un pattugliamento incessante dell'artista nel territorio che vive e che abita, ricerca. Si ricerca il proprio linguaggio, il senso del proprio linguaggio, a partire dalla propria comunità, dal proprio territorio e dalle problematiche della propria comunità e del proprio territorio. È un'immagine metaforica. L'artista idealmente è un autista che pattuglia il proprio territorio, la propria comunità, in cerca delle problematiche emergenziali che in qualche modo focalizza con il proprio linguaggio e con la propria grammatica artistica fatta ricerca identitaria e comunitaria. Il tratto è fortemente espressivo ed espressionista, così come la matrice è semantica e segnica, e l'immagine è fortemente metaforica, è fortemente descrittiva dell'operazione artistica. TAM Cagliari, Tavor Art Mobile, accomuna tipologie di artisti differenti, fortemente radicati nelle problematiche dei territori che abitano, e vigili nei confronti di quello che il marketing globale sta imponendo ai linguaggi dell'arte contemporanea. Un'omologazione globale che ne appiattisce senso, differenze e contenuto. Lei è Tony Erbino e il lavoro che ha presentato per TAM Cagliari numero 45 è Driver.